Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video di come si disegna. Oggi ho deciso di disegnare Luca nella sua versione mostro marino, visto che l'abbiamo già fatto nella sua versione umana. Ricordatevi che se i miei video vi piacciono e non siete ancora iscritti, potete farmi un grosso favore iscrivendovi e anche lasciando un mi piace a questo video, se vi piace. Intanto andiamo a prendere una nuova pagina e cominciamo il nostro disegno. Allora, la forma della testa di Luca, mostro marino, è molto simile a quella sua umana, ma avrà delle differenze. Intanto, come negli altri casi, cominceremo a dare una forma generale per poter riuscire a capire dove andare a posizionare i vari elementi del viso e poi andremo ad aggiungere dei dettagli. Intanto, cominciamo dalla testa, facciamo un cerchio al centro della pagina per avere lo spazio poi per fare tutti i dettagli che ci servono. E poi cominciamo ad aggiungere qualche dettaglio. Allora, intanto, come al solito, faremo la nostra linea centrale per indicare la linea dove passa il naso. In questo caso avremo una linea un po' spostata verso sinistra perché avrà la testa spostata un po' a sinistra. Faccio sempre le teste non proprio frontali perché diciamo che quello che noi vediamo a volte è un pochino migliorato se riusciamo a dargli un po' di inclinazione, in modo che si veda un po' la tridimensionalità del viso. In questo caso Luca non avrà proprio un naso, avrà solo due narici, ma c'è una specie di protuberanza che farà da naso, perciò noi facciamo intanto un cerchio giusto per dire che il naso sarà lì e da lì partire a mettere le altre parti. Allora, intanto cominciamo con l'occhio sinistro. L'occhio sinistro lo facciamo un po' ovalizzato nella parte sinistra e l'occhio destro invece lo faremo tondo tondo un po' più lontano nella parte destra. Una volta che abbiamo posizionato gli occhi in una posizione che ci sembra buona, allora possiamo procedere anche con la bocca. In questo caso la bocca la farò qua più o meno. Allora, vediamo che la faccio arrivare più o meno sotto gli occhi, forse qua è troppo sotto gli occhi, e vedete che dalla parte sinistra ci sarà un pochino meno rispetto alla linea centrale che quella destra, ma è tutto normale. Aggiungiamo anche un po' la chioma, giusto per dare un'idea di quelli che sono i capelli, che in realtà sono delle specie di lische, e andrà a riempire più o meno questo. Perciò, in quanto a spazi, siamo stati bravi e siamo rimasti nel foglio. Poi aggiungeremo il collo e anche un po' il corpo, una piccola parte per quella che si può vedere. Bene, quindi abbiamo le nostre forme principali. Adesso possiamo andare ad aggiungere dei dettagli. Cominciamo dalla forma della testa. Ci avviciniamo a metà del nostro occhio per poi andare a uscire un po' verso l'esterno e fare una specie di guancia. Questa linea poi seguirà quella che abbiamo fatto prima. E qua invece, una volta arrivati da questa parte, più o meno a questa altezza qua, tireremo una linea più o meno dritta e poi si unirà in questo modo. Quindi abbiamo la forma del nostro viso. Poi cominciamo a pensare al naso. Il naso, che abbiamo detto che non è un vero e proprio naso, farà una specie di curva di questo tipo. In realtà noi non vedremo una linea, però dovete pensarla più o meno così. Abbiamo una narice qua, un pochino più grande. Tutto quello che a destra sarà sempre un pochino più grande, visto la forma in cui abbiamo fatto il viso. Un piccolo sopracciglio di qua, un sopracciglio che si vede un po' più di qua. E poi andiamo a ripassare gli occhi. Gli occhi, come l'altra volta, non sono proprio un cerchio in questo caso, ma sarà un po' più schiacciato negli estremi. Quindi qua ne avremo uno e qua ne avremo l'altro.
aggiungiamo gli iridi, a questo punto c'è una cosa un po' particolare che dobbiamo tenere in considerazione, e cioè che le pupille non sono tonde ma saranno un po' allungate sia da questa parte che da questa parte. Facciamo un pallino che poi lasceremo bianco per dare l'idea della luce. Ripassiamo la bocca, che in realtà la alzeremo un pochino, la arrotondiamo in questo modo qua e disegniamo i denti partendo non dalla fine ma da un pochino più avanti, e facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e poi sparisce. Quindi da questa parte qua lasceremo un po' di spazio vuoto e invece poi cominceremo i denti fino alla fine. Stessa cosa vale da questa parte. Fate i denti rotondi in questo modo qua e aggiungiamo la lingua. Una volta fatta questa parte qua aggiungeremo le orecchie. Le orecchie non sono proprio delle orecchie ma sono delle specie di pinne. Possiamo farle facendo tre linee di questo tipo e poi le uniamo con una linea curva di questo genere. La stessa cosa la facciamo dall'altro lato, ma dall'altro lato invece partiremo proprio da dentro la testa. Quindi facciamo una linea centrale un pochino più lunga e un'altra linea che va verso l'esterno, così. E poi le uniamo. Adesso non ci resta che aggiungere i suoi capelli o lische. Facciamo delle linee un po' arrotondate. Possiamo partire da qua a farne qualcuna di quelle che stanno in cima e potreste pensare di disegnare quelle che sono le spine, non so come si chiamano, di un triceratopo. Quindi non sono proprio tonde tonde ma si appuntiscono un po'. E continuiamo così fino a che copriamo un po' quello che avevamo deciso sarebbe stata la testa. Da questo lato saranno un pochino più grandi perché sono un po' più vicini a noi. E poi dovete considerare di fare delle linee di questo genere dentro ognuna di queste lische. Una volta fatto il vostro viso e deciso come volevate farlo, aggiungiamo anche il corpo. Il corpo qua ha un collo molto piccolino. Facciamo il busto, aggiungiamo una spalla, bene, direi che ci siamo, abbiamo il nostro disegno, non ci rimane che ripassarlo e poi colorarlo. Intanto io lo ripasserò magari con un colore tipo il verde per poi andarlo a colorare.
Intanto non abbiate paura a cancellare tutte le linee in eccesso o ricominciare da capo se non vi è piaciuto il risultato. Ricordatevi poi che per vedere meglio il risultato bisognerà colorarlo con i colori giusti in modo tale da vedere poi le differenze e un po' la profondità che si riesce a creare. Intanto grazie per avermi seguito fino a questo punto. Se il mio video vi è piaciuto vi ricordo di lasciarmi un mi piace e di iscrivervi al canale. Scusate se ve lo ripeto in continuazione. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una buona giornata.